Come vi avevamo promesso, eccoci qua con il Rally Legend di San Marino, seconda parte. Questa seconda parte, un po' vintage, se vogliamo così definirla, è stata realizzata grazie alle immagini proposte dal nostro amico e collaboratore Luigi Gianotti, che ringraziamo. Tanto stiamo guardando i tondi di Giuliano Calzolari, grandissimo e velocissimo protagonista della gara sammarinese, che di anno in anno acquista sempre più valore internazionale, più spessore agonistico, grazie alla passione di chi vi partecipa e grazie alla grande passione delle decine di migliaia di spettatori che sono presenti lungo i chilometri di prove speciali, quest'anno una novantina, come di consueto tutto all'interno della Repubblica del Titano. Abbiamo visto passare proprio in questo istante Galli, poi invece abbiamo la vettura, la Peugeot di Paolo Diana, che per una volta tanto ha lasciato la sua 131 per poi realizzare con questa Peugeot un ottimo piazzamento nella sezione a lui dedicata, perché era inserito assieme alle VRC. Tre le gare, quattro le sezioni. Una delle sezioni, vi ricordo, era quella che apriva la sfilata delle vetture, era appunto un gruppo di vetture che si esibivano senza essere cronometrate. Poi avevamo il Legend vero e proprio, quello che è stato vinto, potremmo dire come al solito, da Allen con la 037. Poi abbiamo la sezione Mito, che è stata vinta invece dalla BMW di Miele, che fra l'altro ha vinto anche la settimana scorsa il Rally Ronda Montecaio, di cui vi faremo vedere queste le immagini. E poi appunto c'era la sezione WRC più Maxicar, che è stata vinta invece dalla Citroen Xara di Auriol. Come vedete, qualcuno ha fatto anche dei danni, purtroppo, tipo Kankunen anche, ma la gara, va detto, viene presa sempre molto sul serio dai piloti che si esibiscono, sia essi famosi che, diciamo, dei gentleman driver, perché a tutti piace vincere. Intanto vi ricordo che, oh là, questo lo conosciamo, perché il Legend era valido anche per l'Hermes Rally Cup, che prosegue e va verso la propria conclusione in questo fine settimana con il Rally Ronda di Cingoli, il Balcone delle Marche, valido per il Race Day. Dicevo, sempre grande entusiasmo, quest'anno si sono conteggiati 60.000 spettatori arrivati un po' da tutta l'Europa. Infatti li vedete quanti sono in queste immagini di Luigi Gianotti. Bene, dicevo, questa è Italia Motori, www.italiamotori.tv, se volete riguardarvi le puntate pregresse o quella attuale sul web. La stessa cosa fa e ci programma Televallata. E abbiamo tutta una serie di televisioni, possiamo dire proprio tutta una serie, perché da questa settimana ci seguono anche dalla Sicilia, Sicilia occidentale, quindi da tutta la provincia di Catania e da parte delle province di Caltanissetta e Enna. Quindi diamo un bel saluto agli amici siciliani, questa è Italia Motori, siamo 16 anni, sempre in onda, mai saltato una puntata, questa è appunto la puntata numero 809 e quindi amici siciliani, spero che vi affezionate anche voi a questo programma tramite l'emittente della Trinacria che ci ripropone. Poi abbiamo tutta l'Emilia Romagna, la Repubblica di San Marino come classico,
e poi anche parte della Lombardia e del Veneto. Quindi un po' alla volta ci stiamo espandendo, perché c'è poi anche la provincia di Salerno. Quindi un pochettino qui, un pochettino là, fra un po' copriamo l'Italia. Bene, abbiamo terminato con Rally Legend, ma non con il programma. È un finale di campionato spettacolare combattuto quello che a Como ha incoronato il primo campione italiano del tricolore VRC. È Luca Pedersoli ad apporre il sigillo sulla serie nazionale. Lo ha fatto correndo affiancato da Matteo Romano, pilotando una fantastica Citroen C4 VRC, vero gioiello della tecnica applicata alle vetture da rally. Titolo meritato, sudato, vinto, incasellando tre affermazioni assolute conseguite alle rally Mille Miglia, alle rally della Lanterna e alle rally della Marca Trevigiana e ad una manciata di piazzamenti a podio. Risultati che gli hanno permesso di condurre il campionato con decisione fin dal via, presentandosi nell'ultimo appuntamento a Como in vantaggio nei confronti di Manuel Sossella. Alta quindi la concentrazione dei due contendenti al via della gara all'Ariana. Competizione, il rally di Como che ha in piazza Cavour lo scenografico e catalizzante polo attorno al quale gravita l'intera manifestazione da dove il rally è partito e si è concluso. Il tracciato del Como 2014 si è articolato sui più significativi tratti cronometrati disegnati sui colli comaschi e tutto attorno al famoso lago. Alpe Grande da 8 km, Val Cavagna, la più lunga ed impegnativa di 29,72 km di sviluppo, e l'insidiosa Sormano con i suoi caratterizzanti 15 km. Un percorso di gara che i forti piloti e campioni locali conoscono bene e che per loro rappresenta l'appuntamento imprescindibile, una sorta di summa di tutta la stagione che gli permette di confrontarsi direttamente. I favoriti sono chiaramente quei piloti che da una decina di anni firmano prestazioni memorabili sulle strade di casa, a cominciare da Paolo Porro, quindi Corrado Fontana e Felice Re, e poi il caso dei rientranti come Marco Silva, oppure chi della serie tricolore ne è stato protagonista, della Super 2000 di Giuseppe Di Palma, la giovane speranza del realismo lombardo, e del programma dell'ACI Team Italia della federazione. In classe A8 è Adelchi Foppiani a puntare all'affermazione al volante della Lancia Delta Integrale, mentre in classe R2B lo scontro in campionato sarà tra Luca Fiorenti, Mirko Pontalti, Francesco Montagna, Graziano Nember e Selva. Sulle 6 PS di domani si disputerà anche l'atto conclusivo della Suzuki Rally Cup, dove sono quattro i piloti con chance di affermazione. Leader della classifica è l'emiliano Marco Soliani, il trevigiano Alessandro Uliana, secondo della graduatoria, terzo piazzato è il cunese Paolo Amorisco e quarto il torinese Dino Romano. I piloti con le Swift Sport 1006 gruppo N2 ad avere identiche possibilità di vittoria. Giornata impegnativa che si apre con Porro, che sembra avere il passo giusto per centrare un risultato di rilievo con la Ford Fiesta VRC. In coppia con Paolo Brusadelli, il comasco stacca il miglior crono sul primo passaggio della Alpe Grande. La prova d'apertura è percorsa da Porro in 5.49, a precedere di soli 3 decimi Re e Bariani, che con la Citroen DS3 dell'Etruria è davanti di 5 decimi a Sossella e Falzone. Il vicentino ha da subito un passo convincente con la Ford Fiesta e precede di un niente Pedersoli e Romano con la Citroen C4 VRC. Alle loro spalle seguono Marco Silva con la Ford Focus VRC VS Corse, poi il sardo Maurizio Diomedi con una più datata ma efficace Ford Focus VRC, Corrado Fontane nelle retrovie è attardato da una doppia foratura alle gomme della sua vettura. Con Porro, primo leader della gara, ci si appresta a vivere il primo passaggio sulla Val Cavagna, che dà una prima rimescolata alle posizioni. Ed infatti la seconda PS cambia le posizioni di vertice e lancia Felice Re al comando della classifica assoluta. Il pilota di Falloppio passa a condurre la classifica assoluta con 4 secondi e 1 su Sossella, nuovamente ottimo secondo in prova, mentre Porro perde tempo e passa al terzo posto assoluto. È un buon rientro quello di Silva. Nonostante l'inconveniente, il comasco è comunque in forma e segna il terzo rilievo cronometrico in prova e il quarto assoluto davanti a Pedersoli e Corrado Fontana, sesto assoluto dopo aver forato un'altra gomma anche in questa PS.
Una toccata contro una spalletta stoppa le ambizioni di Marco Roncoroni, che non riesce a proseguire oltre la seconda PS e deve mesto ritornare a casa. Alex Vitalini vuole chiudere in bellezza la stagione che lo ha visto protagonista nelle gare del CIR e vincente nel Citroën Racing Trophy. Si presenta con la DS3, il giovane lombardo, ed è subito al vertice tra le vetture a due ruote motrici e gran nono assoluto, precedendo lo svizzero Burri con la Ford Fiesta R5 D-Max. È lotta serrata nella classe R2B con Francesco Selva a condurre davanti al bresciano Graziano Nember, pressato a sua volta dal pugliese Montagna, terzo ad un secondo da Selva e quattro decimi da Nember. Quarto è Fiorenti, staccato di un secondo e otto. Alessandro Uliana guida la N2 tra le Suzuki, davanti con 6 secondi sul cunese Amorisco e con 1,06 su Soliani. Si ritira il torinese Dino Romano dopo aver rotto una testina dello sterzo sulla Swift Sport 1006. Dopo l'assistenza di Porlezza, i piloti si spostano per affrontare il secondo doppio passaggio sulle prove già disputate. Il sole asciuga in fretta gli asfalti e sulla terza PS Alpe Grande, Fontana riprende il ritmo vincente. Il Comasco con la Ford Focus VRC Blue Thunder realizza il crono di riferimento in 5:39.8, impiegando 10 secondi meno rispetto al precedente tempo di Porro. Si conferma competitivo Sossella, staccando il secondo tempo a 3,6 dal primo e passando al comando della gara. Re è solo settimo in prova, scivolando al secondo dell'assoluta in ritardo di un solo secondo e uno. È ancora virtuale il terzo gradino del podio per Marco Silva, ottimo terzo in prova e terzo nella generale a 16,8 da Sossella. Alle sue spalle sono piazzati Porro e Fontana, che supera Pedersoli, ora sesto assoluto e terzo dell'italiano. Macchina Marco, 20, destra 3, buona chiesa. La corsa prende sembianze differenti dopo la successiva quarta prova. Il secondo passaggio su Val Cavarnia vede infatti Fontana all'attacco, staccando un importante 20-23-3 che gli permette di migliorare ulteriormente la sua posizione. Ora terzo assoluto dietro di soli 16-3 a Sossella, che viene nuovamente superato da Re. I problemi tecnici attanagliano e rallentano Porro, quarto assoluto davanti a Silva. Prosegue di conserva Pedersoli, sesto, autore di una gara d'attesa. Di Palma è settimo con la Ford Fiesta R5, precedendo Diomedi, Vitalini e Burri. In R2B è Fiorenti a passare al comando della gara, con Montagna secondo a soli 6 decimi, terzo Nember. La rottura della valvola di gonfiaggio provoca il lento afflosciamento dello pneumatico anteriore destro alla Swift Sport 1006 di Uliana, il quale deve rallentare sulla terza PS e farsi superare, di poco, da Amorisco, nuovo leader in N2 e tra le Suzuki. Nella successiva quarta prova però Uliana torna nuovamente all'attacco decisivo, che gli permette di tornare primo anche grazie al ritiro del piemontese della Meteco Corse, fermato per la rottura di un manicotto dell'acqua della sua vettura. Secondo delle monomarca Suzuki diventa l'Emiliano Soliani. Il rally ora si trasferisce nella zona del Triangolo Lariano e sono i 15 km della veloce tecnica Sormano a diventare il teatro del rush finale di Fontana. Prosegue di forza la rincorsa del Comasco, che accorcia ancora più le distanze della coppia di testa. Vince la quinta PS Fontana e scende a 17 secondi e 2 il ritardo da Re, sempre leader, con soli 5 secondi e 5 di vantaggio sul convincente Sossella. Quarta piazza per Porro con la Ford Fiesta VRC, che ha un distacco di 28,6 dal primo. Quinto è Silva a 9,4 da Porro. Sornione non fa fatica a conservare la sesta piazza assoluta a Pedersoli, sempre terzo dell'italiano, sentendosi lo scudetto in tasca. Anche il sesto impegno cronometrato porta la firma di Fontana e Arena, che staccano in prova di 5,7 l'ottimo Sossella, mentre Re ha problemi e non riesce a tenere il passo, segnando il terzo crono a 11 secondi da Fontana e soprattutto pagandone 5,3 dal Vicentino con la Ford Fiesta, che passa al comando della gara. Manuel Sossella e Gabriele Falzone vincono dunque la 33esima edizione del Rally Trofeo AC Como al termine di un finale roccambolesco. Chiudono in vantaggio di un solo secondo e 8 decimi su Felice Re e Mara Bariani con la Citroën DS3 VRC Etruria.
Nel giorno del rientro in gara dopo 2 anni di assenza, Marco Silva e Giovanni Pina sono quinti assoluti al volante della Ford Focus WRC VS Corse. Il lombardo Giuseppe Di Palma, pilota dell'ACI Team Italia, chiude il rally di Como settimo al debutto con la Ford Fiesta R5. Il lombardo Alex Vitalini vince la gara del gruppo R3, primo tra le vetture a 2 ruote motrici con la Citroën DS3, davanti a Simone Tempestini, autore di un'ottima gara test in previsione della partecipazione ad altre competizioni europee con la Citroën DS3. E il valtellinese Luca Fiorenti, in coppia con il trentino Daniel Taufer, sulla Citroën C2 VT Rally, a vincere la gara della classe R2B dopo una serrata lotta con i pugliesi Francesco e Alberto Montagna, secondi a 1,8 su Citroën C2 nei colori della Valle d'Itria. Al Rally di Como, la sfida finale della Suzuki Rally Cup è quindi vinta dai veneti Alessandro Uliana e Angelo Mirolo su Swift Sport 1006 nei colori della TRT La Scuderia, che si aggiudicano la 7ª edizione del monomarca della casa di Hamamatsu. Secondi in gara si piazzano Marco Soliani e Clio Pittino della GR Sport. Tre giorni di gara e nulla di fatto. Il campione italiano di Rally Auto Storiche 2014 non sa da fare neppure al Rally Due Valli Storiche. Le 10 prove speciali a formare un dedalo di curve sui colli tutto attorno a Verona e disegnare un centinaio di chilometri cronometrati tutt'altro che facili, scivolosi, infidi, avvolti nella nebbia autunnale, non hanno assegnato lo scudetto tricolore. Il rally, che ha preso le mosse dal cuore della città scaligera, non lo ha attribuito a Nicolas Montini, che la gara voleva e doveva farla sua. Non l'ha consegnato a Luchi, partito con adeguata ambizione ma non proporzionata preparazione, ma neppure a Luigi Zampaglione, ben deciso a interpretare al meglio il ruolo di terzo incomodo con ampie possibilità di affermazione. Pedro non si è presentato alla gara veronese, ma la penultima tappa della serie tricolore non ha perso alcuna delle sue peculiarità spettacolari, con il giovane bresciano del team Bassano a sfidare apertamente il vicentino, fresco campione europeo, ma in questo caso al volante della Ferrari 308 GTB nei colori dell'isola vicentina. Tra loro, nel bel mezzo della sfida tricolore, si è proposto quell'Alberto Salvini che con la Audi 4 avrebbe potuto essere il vero ago della bilancia, aiutare l'uno, l'altro oppure nessuno dei due. Alla corsa per l'affermazione assoluta, Luca Cattilino proprio non ha fatto pensiero, ma all'appuntamento con la gara di casa, il veronese si è fatto trovare pronto al volante della sua Opel Kadett GTE, tirata lucido per l'occasione, con la malcelata consapevolezza di essere uno dei protagonisti più attesi. Con le 5 prove speciali effettivamente disputate, 2 sono state annullate per cattive condizioni meteo, la prima giornata si conferma comunque intensa e caratterizzata dalla sfida a 2 inizialmente serrata ed incerta, seguita da una seconda parte di tappa più tranquilla che ha permesso a Nicolas Montini di tagliare in prima posizione il traguardo parziale di Illasi. Effettivamente intensa ed avvincente la cronaca delle rally Due Valli Storiche lo è stata per 4 prove speciali, con Montini a battagliare alla pari se non andare più forte in alcuni frangenti rispetto a Luchi, scambiandosi 2 volte le posizioni di vertice della classifica assoluta. Primo nella prova spettacolo del venerdì sera, il giovane porschista del team Bassano è stato poi superato da Luchi nella seconda speciale, quindi tornato nuovamente al comando della gara con una prestazione da urlo sulla terza PS dalle parti di Cade il Diavolo. Nella quarta, l'esperto vicentino ha provato a rispondere al giovane bresciano, ma è stato fermato nella quinta dopo un'escursione in un fosso. È il portacolori della Sandro Munari Alberto Salvini a non sfruttare al meglio la trazione integrale della vettura tedesca, lottando con le prestazioni delle 5 cilindri limitate dal malfunzionamento della valvola Westgate, che non gli hanno permesso di prodursi oltre il secondo posto alle spalle del leader Montini. La prima giornata di gara ha visto salire Roberto Montini sul terzo gradino del podio, segnalandosi al primo del terzo raggruppamento con la Porsche 911 SC nei colori del team Bassano. Alle
spalle delle posizioni di podio con la Porsche 911 SC e quarto il Veneto, sempre della Bassano, Adriano Beschin, appena davanti al piemontese della Meteco Corse Sergio Mano con la ex ufficiale Fiat 131 Abarth, con la quale si segnala in testa la classe D3. Dopo essersi inserito nella top 5 e al vertice tra le vetture 2000, Cattilino ha chiuso la prima tappa in settima posizione a battagliare alla pari con i piloti delle Porsche 911, precedendo nelle 2000 il marchigiano Riccardo Bucci al volante dell'Alfa Romeo Alfetta GTV e Nuccio su BMW 320. Ritiri inattesi e prematuri sono quelli di Nicola Patuzzo e di Giorgio Costenaro. La seconda giornata prevede solo due prove speciali, ricavate dal doppio passaggio della prova di Erbezzo, 21 km di adrenalina, dove Luchi rientra in gara per rimontare. È obbligato a farlo per sommare quanti più punti tricolori possibili per restare al vertice della classifica assoluta di campionato. La Ferrari 308 GTB non ha subito danni rilevanti nell'uscita di strada della prima tappa e asseconda il campione veneto, che risulta il più veloce al cospetto di un Montini Junior che amministra l'ampio vantaggio. La gara è vinta da Nicolas Montini in coppia con Romano Belfiore, con un margine su Alberto Salvini e Davide Tagliaferri, per i quali il secondo posto è incoraggiante in ottica futura. Sì, sulla Carriera del Diavolo penso sia stata la nostra prova migliore che abbiamo fatto in questi giorni, perché ne abbiamo dati 20 a Luchi e poi penso che sia una soddisfazione enorme. Vista l'età della macchina, ovvero 30 anni in più delle moderne, abbiamo fatto il quarto tempo assoluto. Loro con quattro ruote motrici, noi è vero 300 cavalli, però anche 30 anni più di macchine. Quindi penso che sia una soddisfazione unica per noi. Ma un bel risultato, tutto sommato. E sapete bene, ieri abbiamo avuto molti problemi, questo col turbo, a metà pressione, e perciò abbiamo guardato di difendere, lo si poteva difendere, però è venuto un secondo posto assoluto, va bene, dai. Oggi la macchina andava benissimo, però oggi era tardi. Terzo, a ridosso della coppia di vertice, taglia il traguardo di Piazza Bra a Verona Roberto Montini, papà di Nicolas, correndo in coppia con Erika Zoanni sulla Porsche 911 SC, terminando primo del terzo raggruppamento. È stata una bellissima gara, siamo stati fortunati anche con il tempo, che hanno annullato le due prove, anche se per qualcuno non è così, però è stato bello, dai, cioè. Credo che ti dica, più di così non si può fare. Non è invece andata come avrebbe dovuto la gara di Luigi Zampaglione, che con la Porsche 911S ha dominato il primo raggruppamento, perdendo tutto con una toccata nell'ultima prova speciale, lasciando così la vittoria di categoria e gli importantissimi punti tricolori al biellese Roberto Rimoldi, in coppia con Alberto Galli su Porsche 911S Rally & Co. Stavamo facendo questo commento, dopo l'estate una continua sfortuna e qua un errore, abbiamo tirato un po' troppo in una destra-sinistra 2, la macchina se n'è andata di coda, sbattuta, abbiamo piegato tutto, bucato la ruota, sfasciato il cerchio, abbiamo dovuto cambiare e fermarci in prova. Avevamo 19 secondi di vantaggio, potevamo amministrare, però era una prova difficile dove si potevano fare differenze, 21 km e 3 in condizioni difficili, quindi poteva recuperarmi e non è andata bene. È la quarta gara della mia vita, ho iniziato a correre quest'anno e mai più avrei immaginato di riuscire a vincere una gara del campionato italiano e soprattutto una gara del livello del Due Valli. Veramente bella, impegnativa, super impegnativa, con le situazioni che abbiamo trovato. Purtroppo correre dietro le moderne per noi con queste macchine è veramente molto molto difficile, comunque soddisfazione in più. Quarto assoluto e secondo in D4 per Beschin su Porsche 911 SC, team Bassano. Mano è quinto, ma primo in classe D3 con la Fiat 131 Abarth Meteco Corse. Gran gara per Bertocco con la Volkswagen Golf in classe D2. Ottavo è Cattilino e primo nella virtuale classifica delle vetture gruppo 2, con l'onore di precedere nell'assoluta Luchi. Mi sono giocato tutto ieri e purtroppo oggi avevo come obiettivo prendere più punti possibile per l'italiano, cosa che sono riuscito a fare. E adesso andiamo tutti a Piancavallo a vedere se
riusciamo a portare a casa il campionato italiano, che è l'obiettivo che ci è rimasto. Yeah.